alla ricerca di cosa si nasconde dietro millenni di storia dell'artigianato italiano. Nasce così l'ispirazione dell'iniziativa L'Arte Nascosta, Ten Artisanal Master, ideata dal blogger newyorkese Salvatore Ambrosino, che in partnership con il Comune di Napoli e con l'artigiano fiorentino Paolo Penco, oggi nel Maschio Angioino ha visto la premiazione di 10 artigiani napoletani che conservano e tramandano la grande tradizione di arte e di lavoro della città, creando opere di elevatissimo pregio e raffinatezza. Un modo per promuovere e per far conoscere nel mondo la maestria artigianale e creare le condizioni per appassionare ed avvicinare nuovamente i giovani a questi antichi mestieri. Per raccontare, difendere e rilanciare l'artigianato, gli artisti, la creatività, la forza, la tradizione, il presente e il futuro di questa città. La richiesta è di avere più spazi, io ho fatto e abbiamo fatto un lavoro enorme su Piazza Plebiscito, sull'Ipogeo, sul Porticato, sulla Chiesa, abbiamo fatto lavori, ottenuto finanziamenti, adesso manca solo che il Ministero dell'Interno attraverso il FEC e quindi la Prefettura assegni finalmente i locali, io sto spingendo molto, ho chiamato anche personalmente il Prefetto, dobbiamo chiudere questa partita perché è un modo secondo me importantissimo per rilanciare Piazza Plebiscito, mettere le eccellenze di Napoli sotto i porticati, tanti artigiani, tanti artisti, magari un bel caffè letterario, cominciare a far vivere la piazza anche con un po' di tavolini di qualità, con attenzione, trovando un punto di equilibrio anche con la sovrintendenza. Sono sicuro che siamo alla svolta definitiva anche su Piazza Plebiscito.